Eccellenze Nazionali ci porta in provincia di Lodi per parlare delle tante caratteristiche uniche di questo territorio. Lo facciamo con il presidente della provincia di Lodi, Pietro Foroni. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, non ho esagerato dicendo le tante caratteristiche anche uniche dal punto di vista paesaggistico, enogastronomico e non solo del vostro territorio, no? Assolutamente, non ho assolutamente esagerato, non lo dico per imparzialità, ma è la verità. A pochi chilometri da Milano, un angolo non perfettamente conosciuto, un angolo fatto ancora di verde, di ambiente, di fiumi, anche di eccellenze a livello imprenditoriale e soprattutto in questa stagione di ottima cucina, gradevole per tutti i palati. Poi sa Presidente, noi che viviamo insomma in Lombardia, noi quando veniamo a Lodi ad esempio ci sentiamo a casa, soprattutto in autunno, perché c'è la nebbia, c'è l'umidità, e l'autunno insomma è caratteristico in certe zone, a parte gli scherzi insomma, a parte la nebbia. Ma diciamo che il lodigiano è caratteristico tutto l'anno, anche nella stagione primaverile ed estiva, con gli argini fluviali, con il fiume, con il verde, con la campagna. Veniva definito il lodigiano il paese dei colori. Questo DNA agricolo, questo verde è la nostra ricchezza, e su di esso vogliamo investire. Pensi che stiamo investendo moltissimo anche tramite bandi a livello regionale o a livello europeo o sui percorsi ciclopedonali. Abbiamo già dal nord al sud lodigiano interamente collegato a piste ciclopedonali. Adesso arriveranno ulteriori investimenti per tutti i nostri argini fluviali, quindi sul fiume Po o sul fiume Adda, tratti arginali completamente rifatti, bike sharing, cioè la possibilità di noleggiare la bicicletta da una parte, sì. L'imbarcazione, perché sarà possibile ed è già possibile navigare sul fiume e sul fiume Po, arrivare da un'altra parte e lì scegliere se tornare in bicicletta, tornare con il barcone. Insomma, un investimento certamente coordinato, ma la bellezza e le caratteristiche sono durante l'autunno. Uh-huh. La nebbia, questo tratto caratteristico del nostro territorio, anche ieri sera ne avevamo in abbondanza, qualcosa che è anche romantico, sì. Nel senso di sapere cosa non viene dopo, il sogno, il desiderio, la curiosità. Certo, magari in automobile di sera non è molto, molto comodo, ma vediamo anche questo tratto romantico. Ma molti non sanno che la nebbia, questo microclima, è anche importante per la nostra agricoltura e per la nostra alimentazione. Per esempio per il salume è qualcosa di fondamentale, perché questa umidità favorisce questo tipo di produzione. Non è un caso che la migliore produzione a livello di salumi sia tra Lodi, Cremona, Piacenza e Parma. Ecco, a proposito di nebbia in campagna, mi conferma che alcune scene del film Vallanzasca Placido è venuto a girarle proprio lì perché gli piaceva quell'idea e quell'ambientazione? Assolutamente sì, è stato girato a Lodi, ma sono stati girati a Lodi anche vari spot pubblicitari, nonché anche film. Da ultimo mi ricordo Benvenuti al Nord, è stato girato nella BPL Center a Lodi città, un territorio poco conosciuto, ma quando ci sono diverse produzioni, diverse iniziative e le caratteristiche di questo territorio, le bellezze di questo territorio vengono sempre colte. Presidente, c'è una rassegna molto importante che vi caratterizza. 24esima edizione, rassegna gastronomica del Lodigiano, 25 ristoranti dal 6 ottobre al 2 dicembre, perché quando si parla di eccellenze della ristorazione, della gastronomia, il tutto chiaramente deve essere messo a sistema. 25 ristoranti che appunto nell'arco di questi circa due mesi offrono menù caratteristici della tradizione, a partire dal nostro alimento tipico, poi portabandiera che è la raspatura, ma altri piatti tipici della tradizione, della stagione autunnale, dalla zucca alle castagne, alla polenta con il brasato, al formaggio, il panerone, il tutto certamente a prezzi contenuti. Presidente, siamo quasi alla fine, le do 20 secondi, tolga la fascia anche di sindaco di Maleo. Come si fa la torta sabbiosa con la crema di mascarpone?
Ah, è un dolce di tipo eccezionale. Pensi che il tutto è nato per un errore da un vecchio forno e deve essere abilmente condita con la crema di mascarpone, cioè con il formaggio, il mascarpone, uova, albume e zucchero. Ma se visitate il nostro sito internet e trovate della rassegna gastronomica, trovate tutte le ricette. Un invito a venire nel nostro territorio, non ve ne troverete pentiti. Evviva il mascarpone, signori, assolutamente. E anche la raspadura. A questo punto, questo, buona colazione a tutti. La raspadura, che mi corregga se sbaglio, è quel modo di tagliare, raspare il grana, insomma. Io lo chiamo, io dico che è un nettare degli dèi, però insomma il grana, quelle forme che storicamente non erano perfette, un po' giovani, venivano date ai contadini, i quali, siccome erano giovani, per mangiarli in maniera ottimale le raspavano, non mangiavano i pezzi grossi ma pezzi, sfoglie, sì, tutto fino. Sfiziose da morire. Grazie al presidente della provincia di Lodi, Pietro Foroni, verremo a trovarla, grazie. Senz'altro vi aspetto, buona giornata a tutti. Signore e signori, tra poco chi c'è, chi non c'è, non parla.